Oh, vero. Sì, certo. Non annoia. Poverine. E l'altra volta si venne, ma era troppo presto, allora mi sono potuto aspettare, erano le due, poi sapevano le quattro. Però prima non è. E qui che c'è in questo frigo, in questo vaso lì? No, quella è la vista dal museo, quindi è la cabina dove si vede dal basso, insomma. Cioè uno entra lì dentro. Aveva anche il berretto, tipo un... Sì, c'erano tipo questi cappellini. Cioè si vedeva anche che ne mancava denti, no? Sì, c'erano alcuni, In base all'età poi alcuni scoprono l'età. perdevano. Erano comunque molto longevi per l'epoca. Sì, E anche persone strutturalmente forti, grandi rispetto alla media, insomma. Questo qua da me è alto anche lui, Sì, vedi? sono gente E lui robusta. questi, con queste mummie, anche più bombarda sempre. Oddio, ora siamo dentro, su. Ringraziamo, No, sì, no? certo. Se no un'altra volta. Si sono Scarnite, mantenute, proprio scarnite si bene, sono cioè. mantenute a temperatura di 20 gradi e là sotto è ora sono 20 gradi però e si sono mantenute anche grazie penso alla presenza di queste finestrelle che vedete che erano solo dei buchi no? Sì. Della pietra e penso che si sono mantenute anche grazie a quello si crede Tipo sono mummificate quasi. Ma che bello, vedi? Quindi lì. È il secondo caso al mondo, non so se siete dopo Machu Picchu, in Mm, Perù, sì. che si sono mummificati naturalmente. Queste sono arrangiate per bene, quindi Queste l'hanno sono portata per state. bene per quella scala. Sì. Poi sono state anche. Quelle ossa lì sono state anche un po' ritoccate, penso. Non so se. Perché. Cioè, non è che si sfanno in mano, capito? Sarebbe anche toccare che non si sfanno perché gli ultimi corpi sono stati messi sotto l'altare, là dove c'è una botola e ce l'ho portato anch'io personalmente, quindi non si sfanno. Io adesso una persona anziana, quello lì. Alcune donne avevano anche 80 anni. Ma per quell'epoca, Sì. ragazzi, ma anche l'altezza, Sì, di sotto c'è un corpo sdraiato che è tipo 1,78 m. dove? Più in là. Ah, Sì, sotto, c'è il museo. nel museo, Sì, come si chiama? dove sei andato nel faloncino? Ah, la Beethoven. Ah, Poi siamo andati a San Pellegrino un altro, sì. hai visto l'immigrazione, ti Santo. ricorda, devi tornare a mettere le Sì. mummie. Che poi stanno rifacendo le buche nella strada. Sì. Siamo passati anche sull'asfalto a Nuovo. colore, lo stavano scogliendo così e non riesco. Proprio nel momento, fissato, poi mi ci sono tu, capito? Hai cavato? Dai, dai.